That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you're a natural. I've been in heart of stone. You gotta be so cold to make it. Prima domanda che mi sono posto e mi sono fatto, perché una società e quindi un presidente, un responsabile, un direttore generale deve fare un'affiliazione con Udinese Academy? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto. Ecco, poi piano piano capendo, entrando nel sistema Academy, ho capito perché con Udinese e non con le altre, oppure perché affiliarsi ad una società come Udinese. Diciamo che l'Udinese Academy nasce come un concetto ben preciso, che è quello di cercare di istruire e di far migliorare le società dilettantistiche, che però devono essere il più possibile professionali. Quindi la nostra missione è quella di cercare di migliorare i tecnici, ma non solo perché quest'anno abbiamo fatto un grande lavoro sotto questo punto di vista di crescita tecnica, dove i nostri mister sono andati nelle varie affiliate facendo delle visite mensilmente e poter dare il loro supporto per migliorarsi. Da quest'anno si è pensato di ampliare quello che può essere il discorso anche delle stesse affiliate, quindi delle stesse società, dando supporto a 360 gradi, quindi facendo assomigliare il più possibile le affiliate al modello Udinese. E ho notato in questi due mesi che io piano piano ho conosciuto tutte le varie affiliate che sono tutte predisposte per migliorarsi, e questa è la cosa fondamentale. Resta il fatto che l'obiettivo nostro è anche quello di trovare, di scovare qualche ragazzo che possa poi venire a Udine e fare piano piano una crescita in una società professionistica come Udinese. È chiaro anche che non è facile trovare dei ragazzi pronti o dei ragazzi che comunque hanno una prospettiva, e qualora ci fossero nelle nostre 54 affiliate ad oggi, è chiaro che è un percorso ancora complicato. Cioè, voglio dire, se dovesse un ragazzo venire a Udine ed entrare a far parte del settore giovanile dell'Udinese, non è detto che è e diventerà giocatore, assolutamente. La strada per diventare giocatore è veramente in salita ed è veramente complicata. Noi battiamo molto quest'anno, soprattutto abbiamo battuto molto sull'intensità degli allenamenti, cioè di eliminare i tempi morti. Questa era la parola principale che ha contraddistinto poi tutte le sedute che sono state fatte da ottobre fino a febbraio, quando poi si è interrotto tutto. Da andare a bere, tante cose, la spiegazione degli esercizi, quindi la preparazione della struttura del campo d'allenamento all'inizio della seduta, per noi sono cose fondamentali, e poi comunque tolto questo sul campo, anche fuori dal campo, il comportamento dei bambini, il tenere pulito lo spogliatoio, sono piccole cose che però messe insieme fanno sì che la società, appunto, dove noi andiamo cresca, come ha detto Alec, in maniera professionale e cercando di essere quasi professionisti. Enrico, andiamo agli albori di questa affiliazione. Com'è nata l'idea di un'affiliazione con l'Udinese Academy? Quali sono anche i vantaggi per i mister, e se hai riscontrato appunto dei netti miglioramenti per quanto riguarda appunto la preparazione dei mister e anche per i ragazzi? Cercavamo con Adriano una società da affiliarci che non era la solita società che attacchi fuori scudetto se è affiliato a questa società. Con l'Udinese Calcio, voluta da Adriano fortemente a giugno dell'anno scorso, siamo riusciti a trovare una società che ci siamo affiliati, che ci segue anche nel campo. Con José viene là una volta al mese e ci stiamo trovando bene, insomma. And you're standing on the edge, face up, cause you're a natural.